Ecco, sono padre Geoffrey Kiria, missionario della Consolata, lavoro in Kenya al Novizio di Sagana, sono il maestro dei novizi a Sagana e quest'anno abbiamo 17 giovani con due formatori. E una grande caratteristica della comunità, i giovani vengono da qualche paese dell'Africa, abbiamo quattro giovani del Kenya, tre della Tanzania, quattro dell'Etiopia, tre del Congo, Kinshasa, uno del Mozambico e uno di Benin e Burkina Faso. È una comunità che cerca a vivere e a promuovere il discernimento vocazionale dei giovani, facendo la preghiera e soprattutto la vita comunitaria. Tutto quello che facciamo a Sagana cerca di sottolineare questi due aspetti. Sono venuto qui in Italia per partecipare a questo corso d'aggiornamento, un corso dei formatori e sono stato colpito di tante tematiche che abbiamo studiato, imparato insieme con gli altri formatori, soprattutto il bisogno, la necessità di fare cura dei missionari, del formatore se stesso e anche cercare di aiutare i giovani per capire le motivazioni della vocazione. E soprattutto abbiamo anche imparato una bella cosa sul carisma del fondatore e soprattutto la missione. E per questo stiamo vivendo un momento prima della canonizzazione del fondatore, Giuseppe Alamano, e ci aiuta a capire il bisogno della missione e soprattutto capire che la fede, quando non è condivisa con gli altri, muore. Quindi il fondatore per me è una persona che ci aiuta molto bene a andare fuori, fare la missione, perché questa è la missione di Cristo e il fondatore Giuseppe Alamano ci ha indicato la strada a fare in questo cammino. Grazie mille.